Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova recensione. E beh, scusate, mi sto stonando con questo, con la voce ad alto volume. Aspetta, ma provo a me aggiustarmi. Ecco qua, adesso sì, va bene. Allora, la demo che ho messo adesso è un gioco di gare clandestine, Test Drive. E beh, ci vuole un bel po' di caricamento, quindi vabbè, fa niente. Come auto scelgo la Aston Martin Project. E beh, nella demo faremo una gara a Mosca, ma con le modalità arcade perché c'è tempo. Anzi, no, 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 col tempo, perché non è arcade, non è arcade. Io ci ho completo il precedente capitolo, Test Drive 4. Completo, chissà come sarà questo. Ci saranno molto più cose, forse. Forza. Beh, scusate la guida perché poi sapete, è irrealistica la guida di sto gioco, quindi non fate caso a come guido. Beh, ora ho preso questo checkpoint che mo non c'è nemmeno abbastanza tempo. Cioè, perché l'unico scopo è che non dobbiamo scontrare a delle macchine che ci vanno addosso, insomma, non dobbiamo scontrare ai passanti. E insomma pure alle macchine che passano. Perché sennò perdiamo tempo e la gara non fa in tempo a prendere il checkpoint. E quindi la gara non fa per niente. Finisce insomma da dove sei arrivato. Ah, ecco qua, infatti non è che riesco a finirla sta demo, riesco solo a finirla quando ci gioco su PlayStation. Non credo che qua sul PC ci riesco. Vabbè, mo' il tempo sta già per scadere, quindi non riuscirò a finire la gara. Vabbè, però comunque la gara finisce da questo punto. Vabbè, fine della demo. Il replay lo salterò. Beh, il replay lo salterò subito, guarda. Poi non capisco perché da questa parte non mi fa vedere le notizie del gioco completo. Vabbè, però lasciamo perdere, tanto basta che ho fatto questa demo. Vabbè, alla prossima.